E la calce, la poca malta che c'era, dove veniva invece fatta? Allora, avevamo due modi di fare la calce. Una la chiamavamo a Senerella, si faceva un buco per terra, no? E si metteva dei travi per traverso questo buco e sopra le pietre. E sotto poi ci si accendeva il fuoco. Quando, dopo un po' di fuoco, è chiaro che i travi bruciavano anche loro, brucia cadeva tutto dentro in questo buco, lo lasciavano raffreddare e poi usavano calce e cenere tutto assieme. Tutto quello che c'era dentro, salvo qualche pezzo di legno, veniva usato per la calce. Poi invece c'era l'altro sistema, invece era classico delle fornaci. Noi qui nei nostri, in questi, sì, noi li chiamavamo Pasqua, su questa montagna noi abbiamo ancora, erano delle fornaci rudimentali, sono state altre 3 metri, sì, che le piantavano lì, facevano lo stesso, insomma un po' tondo in qualche modo e cuocevano la calce. Però quella era cotta in un modo che non, cioè era una calce migliore, insomma, no? Perché non c'era la cenere. Stava in pietra, stava. Facevano cuocere le pietre, Facevano cuocere le pietre, sì. Come ci sono le altre vallate, sì, sì. Comunque, sì, sì. Quelle fornaci erano qua sopra, quindi. Sì, sì, c'erano qua sopra. Ogni paese aveva le sue fornaci. E noi qua ne avevamo, che mi ricordo, sì, sì, ogni paese aveva le sue fornaci, sì, sì, per forza, non riuscivano a trasportare. Che mi ricordo, ne abbiamo una lì, che è l'ultima che hanno fatto, e poi ce ne sono 3 in un altro punto, perché la fornace la cercavano un posto dove c'era la pietra idonea e c'era anche la legna per molto calcare, pietre con molto calcare. Sì, che però anche la legna, no? Perché sì, non potevano portare centinaia di quintali di legno, insomma, facevano cercavano di la legna, devo dire, la legna chiaramente era dei privati oppure era quella della fraternale? Abbiamo anche lì, ci sono i privati, che ognuno abbiamo i nostri pezzi, poi abbiamo le società, magari 4-5 famiglie avevano un pezzo. Poi invece c'è il frazionale. E il dialetto come lo chiamavano? Eh? Il frazionale. Il dialetto, giusto per fare. Un frazionale. Il frazionale, così. Sì, sì. C'era un'indicazione? No, non c'era il dialetto, non. No. E quindi per fare la calce, diciamo, veniva utilizzata la legna frazionale? Sì, tutto veniva utilizzato. Noi qua nel privato non andavamo solo per prendere la foglia. Sì, ma di legna nel privato, sì, vabbè, le piante secche, ma non se ne faceva mai, perché andavamo tutto nel frazionale. Sì, avevamo delle leggi così, insomma, non scritte, però. Ad esempio nel frazionale uno si poteva fare tutto quello che aveva bisogno per uso proprio, non poteva vendere ad esempio legna del frazionale, sono delle così. Questi regolamenti così, non sì, politica, sì. Però. Sì, erano che funzionavano perché ad esempio io adesso io non sono residente qua, però la legna che uso io me la compro. Non posso andare nel frazionale a farmelo, perché è anche giusto, perché insomma. Cioè non. Beh, questa era una delle regole, poi c'erano altre regole rispetto a questo discorso qua del frazionale. Questa è una delle regole, credo, più importanti. No. Si potevano utilizzare solo per uso familiare, sì, sì. E quindi non ci si poteva guadagnare anche sopra. Anche i travi delle case, così andavano tutti nel frazionale, sì, sì. Cioè uno andava, si sceglieva. I beni di consumo? Sì. Ma doveva essere fatto lì? Sì, sì, non si poteva, no, non si poteva far ricavo, insomma. Ecco. Questo era una regola fondamentale dei nostri. Solo che uno non poteva prenderne più degli altri, immagino. No, non gliene fregava niente a nessuno. No. Uno prendeva il fabbisogno, non c'era problemi di quantitativi. Questo frazionale qui, secondo anche perché lei. Perché non vendendola uno cosa se ne fa, certo. Di tante, insomma, quella che brucia e basta. Secondo lei questo frazionale qua a quando risale? C'è sempre stato? Ah, io penso che ci sia sempre stato. Andremo indietro. Di secoli, vero? Sì, secoli. Sì, sì, io direi anche tanti, però. Tanti. Mm. Sì, sì, è una regola. Cioè, era il frazionale. Il frazionale penso che sia stato fatto in funzione a quello che la gente era abituata prima. Cioè, certamente. Ognuno aveva un pezzo che diceva questo è mio, no?
E poi vabbè, l'altro, perché noi il nostro paese ne ha tanti frazionali, si parla di 130 ettari, più abbiamo 60 ettari contestati, perché abbiamo avuto per 100 anni una contestazione fra Tartago e Bellendome. C'è stato detto ieri. Sì, sì, abbiamo avuto, sono 60 ettari. Praticamente noi arriviamo quasi a 200 ettari. Secondo alcuni, questo discorso del frazionale addirittura è agganciato agli antichi liguri con le comunalie. Nel senso che avevano, guardi, proprio della... Sono andato in quella valle, adesso non aspetti, non mi ricordo più, quella valle che passa praticamente all'autostrada Milano-Genova. No? Seravalle, no? Sì, la Seravalle, ma lì c'è una valle particolare, adesso non mi viene in Valpolcevera. E un mio amico ha vinto un concorso di vini là in Valpolcevera e gli hanno regalato una targhetta, no? Una targhetta che tra l'altro è esposta, mi hanno detto, in comune a Genova, dietro le spalle del sindaco, che non si capisce niente a leggerlo, insomma, io ho letto un po' la traduzione, e lì parlava proprio delle regole del frazionale. Ma è una targa che risale, insomma, di bronzo, ma molto vecchia, sarà roba del 1000, anche prima. Mm-hmm. E lì parlano del frazionale, pensi. E già vuol dire che... A meno che non siano le famose, adesso questo marino, le famose tavole del Polcevera, in bronzo, esatto. Che erano le regole... I romani erano intervenuti nei dissidi che le varie tribù, esatto, dei Liguri avevano. Esatto, esatto. E avevano deciso che i terreni dovevano essere in un certo qual modo. Esatto. Siamo quindi di 2000 anni fa. Sì, 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 è quella lì. Le tavole, ecco, famose del Polcevera. Che sono un po' i nostri equivalenti di Velleia, dove erano già fissate le proprietà. E Velleia giù a... l'equivalente nel senso... Reno sul Po, però. Sì, sì, sì. No, ma... Come forma di legge, diciamo. Sì, di legge. Sì, esatto. La scritta. Sì. Però lì le tavole del Polcevera erano proprio intervenuti perché c'erano dei dissidi tra le tribù di allora. Sì, esatto, esatto. E allora avevano fissato determinate cose. Le dissidi che c'era fra Tartago per nome. Sì, sì. Loro erano divisi in tribù, invece di paesi. No, la cosa caratteristica significativa è che i Liguri ovviamente non accettavano i Romani, però quando si trattava dei dissidi tra di loro ricorrevano al giudice romano, che probabilmente avevano un'evoluzione diversa giuridica, anche, chiaramente. E allora, esatto, i Romani hanno fatto queste tavole del cosiddette Polcevera, perché credo proprio che le abbiano trovate lì dove venivano fissate determinate. Del Polcevera. Sì, allora si tratta di quelle, credo.